Il sottosegretario agli affari europei Vincenzo Amendola al TG News. Logistica e portualità fondamentali per rendere il paese più veloce e più verde. PNRR punta su settori trainanti del futuro. Sottosegretario, il presidente Grimaldi ha annunciato i dati di uno studio presentato appunto da ALIS con il supporto scientifico di Svimez SRM. È emerso che il Sud ha avuto complessivamente durante la pandemia meno aiuti in maniera proporzionale rispetto al rapporto con la popolazione tra appunto Sud, Mezzogiorno e Centro-Nord. Come si può recuperare nei prossimi mesi questo gap, tenuto conto che uno degli obiettivi principali è proprio ridurre il gap tra Mezzogiorno e Nord Italia? Noi dobbiamo investire, tornare a investire, perché gli investimenti pubblici, che stimolano anche gli investimenti privati, fanno ripartire la macchina del paese. E gli investimenti saranno organizzati secondo le linee del Next Generation. Per l'Italia significa più di 230 miliardi tra Next Generation e fondo complementare, e in più ci saranno altri 100 miliardi dal bilancio pluriennale 21-27. Sono risorse fondamentali per ridurre il divario tra nord e sud. Non a caso la differenza di sviluppo è indicata nel piano proprio per intervenire: occupazione giovanile, femminile e mezzogiorno. Ora, questa è la strada maestra per recuperare. Usciamo da un tunnel sanitario che ha avuto effetti sull'economia del mezzogiorno. Bisogna ripartire con gli investimenti pubblici e privati. Abbiamo le possibilità, dobbiamo smetterla di declamazioni, interviste, dibattiti, ma tutti al lavoro con una forte unità nazionale per rendere questi investimenti la chiave per recuperare. Il mezzogiorno poi e ALIS insegnano che siamo quella che è la necessaria porta sui traffici del Mediterraneo. Il Mediterraneo sarà elemento di congiunzione tra oceani, tra continenti, e quindi i traffici, la propria ripresa saranno fondamentali. L'importante è avere una logistica, un'intermodalità che funzioni e che sia al passo con le sfide tecnologiche e le sfide della sostenibilità. Questa è la chiave maestra. Ecco, ALIS rappresenta il popolo del trasporto, un popolo del trasporto che in questi mesi non si è mai fermato, ha garantito al paese continuità territoriale, la consegna di merci e rifornimenti. Però adesso queste imprese chiedono delle risposte. Nel PNRR, ad esempio, è stato calcolato che la gran parte delle risorse messe a disposizione vanno a toccare appunto le infrastrutture, ma meno sul trasporto. Come si può in questo senso intervenire nei prossimi mesi? Ma ci saranno anche riforme di sistema. Riforme per rendere la logistica, le procedure, da quelle doganali a quelle delle certificazioni, più veloci. Questo sarà grazie a una transizione digitale che renderà il settore anche più protagonista. L'investimento sarà sui porti, sulla logistica e sulle infrastrutture di ferro per unire il paese. Ma porti e logistica sono per noi le chiavi per un paese geograficamente orientato nel Mediterraneo a sviluppare quelli che sono i traffici. Dai traffici RoRo fino a quella che è l'intermodalità di congiunzione tra il nostro paese e il continente europeo. Quindi noi abbiamo privilegiato nel PNRR quelli che sono i settori di sviluppo. I settori di sviluppo a lungo andare, e la logistica sicuramente sarà fondamentale proprio per rendere questo paese più veloce, più verde e anche economicamente sostenibile.